complicato col pane a tramonto. La mia colazione dopo le parmangiate del Natale. Con la pistacchio. Uno mangia qualcosa del genere. Questo cappuccino? Non si connette? Benissimo. Ottimo, stamani che volevo il cappuccino. Benissimo. Buongiorno. E buon Santo Stefano. Allora, ritorno dopo un po' di tempo e finalmente siamo in 5. Non penso di avervi fatto un video dove vi dicevo che è nato Adriano e niente, oggi siamo a Santo Stefano, abbiamo passato la vigilia a casa, quindi il 24 a casa, il 25 da mia suocera e oggi a casa nuovamente, con ovviamente una tenuta molto molto sobria, da veramente da casa, sì, perché è un pigiamino che abbiamo preso, che ho preso in coordinato per tutti quanti. E niente, volevo raccontarvi un po' quello che abbiamo fatto in questi giorni. Allora, partendo dal presupposto che se volete vi farò un video su come è andato il parto di Adriano, ma solamente se volete, perché non è una cosa che non è una cosa che interessa tutti quanti, quindi qualcuno me lo chiede, bene, altrimenti ciaone proprio. Allora, cosa dirvi? Allora, il 24 siamo stati, innanzitutto la mattina siamo stati a casa, vabbè. Poi pomeriggio siamo stati a... poi siamo andati a portare i regali di Natale alla mia amica. Pomeriggio siamo stati giù in piazza perché avevano organizzato una festa per i bambini, abbiamo portato i bambini là. Dopodiché abbiamo fatto un aperitivo con altre due mie amiche. E poi siamo venuti a casa e abbiamo cominciato a cucinare per la vigilia. Quest'anno abbiamo deciso di fare la vigilia a casa e non da mia suocera solamente perché
perché avendo Adriano comunque piccolo e sentendo comunque che sta girando tantissima roba, tantissime influenze, tantissimi virus, e sentendo anche che, anche a detta della pediatra dell'ospedale dove ho partorito, che ci stavano tanti bambini che stavano male nel reparto, ho detto ok, Noi cambiamo. sì, cambiano il sederino, cambiano un pannolino. E niente, abbiamo praticamente deciso di non rischiare, avendo comunque un bambino di 10 giorni, abbiamo deciso di non rischiare e siamo rimasti a casa. Quindi il 24 abbiamo passato a casa tranquillamente, abbiamo cenato, abbiamo giocato a tombola. Alessandro ci ha avuto una fortuna spacciata perché ha vinto tutto. Io ovviamente una sfiga atroce perché ho perso tutto, ho finanziato solamente le vincite di mio figlio. E poi siamo stati, siamo, niente, basta, siamo andati a letto. E il 25 ci siamo svegliati, ovviamente, hanno aperto i regali di Natale. E poi io e mio marito ci siamo messi a preparare l'antipasto perché dovevamo andare a pranzo da mia suocera. Abbiamo preparato questo antipasto, abbiamo fatto il panettone gastronomico, gli affettati e i crostini. E abbiamo anche fatto un cocktail agli agrumi, che devo dire la verità, non gli avrei dato un centesimo, però in effetti era veramente buono, è venuto veramente buono. E ovviamente, apro parentesi e chiudo parentesi, io ho il Bimby, quindi per chi c'ha il Bimby basta che scrive cocktail agli agrumi, per gli altri vi farò sapere. Chiusa parentesi, ovviamente. Ma è perito, eh? A Cioè, te, grazie. Aurora col pigiama qual è il mio praticamente? Sì, abbiamo fatto i coordinati io e lei e Alessandro col padre. E niente, quindi il 25 siamo stati a pranzo da mia suocera, ci siamo stati praticamente fino alle 7 di sera, da che dovevamo starci un pochino di meno, ci siamo stati fino alle 7 di sera perché? Perché c'erano i fratelli di mio marito, quindi siamo stati un po' lì a chiacchiera, si sono spupazzati un po' il nipote, insomma. Siamo stati un po' in famiglia, era tanto che non stavamo in famiglia, erano 2 anni buoni, quindi è stata una bella occasione per stare tutti insieme in pace, tranquillità, senza impicci e impegni vari. Oggi 26 siamo stati a casa, vi ho fatto vedere un po' di spezzoni di stamattina, adesso è pomeriggio, sono quasi le 5. Sì, io guardo tramite la finestra, capisco che ora è. Sono quasi le 5 e abbiamo un po' giocato, abbiamo fatto un po' di giochi, un po' di società, un po' giochi in scatola così oggi pomeriggio. Abbiamo approfittato del fatto che Adriano faceva il pisolino, quindi abbiamo un po' giocato con quelli grandi. Però devo dire che sono bravi, hanno presa bene questa cosa del fratello. E niente, e stasera non si sa cos'altro faremo. Comunque, niente, questo era un video molto breve, fatto di spezzoni così, giusto per farvi gli auguri di buone feste, e anche se in ritardo, però ovviamente io ho passato le feste con la mia famiglia e quindi non me la sono sentita di mettermi a registrare al computer con i bambini, abbiamo voluto un po' stare per conto nostro, ecco, non che sia una cosa brutta, però ci serviva un attimino stare noi. E quindi niente, spero che per voi queste feste siano andate altrettanto bene come lo sono state per noi. E io niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. E basta.